Sì, sì, ti garberebbe. E lui ce n'ha un'altra, poi. Ciccio, sposti. Beh, mostra, cominciamo dalla maglietta, okay, che hai mostrato subito dopo il gol. Sì, sì, è una maglietta che appunto questi ragazzi mi hanno fatto, mi hanno regalato. Questi ragazzi di? Giovane Vascia Bandiera, così si dice. Sì. Che mi hanno fatto come buon auspicio per riuscire a fare diciamo un gol, perché mi avevano chiesto di esporre nel momento in cui avessi segnato. Oggi finalmente questo gol, dopo tanti, diciamo tanti anni, perché erano 3 anni che non segnavo, è arrivato e finalmente sono riuscito a esporlo. La cosa comunque più importante alla fine sono stati 3 punti che tutti noi volevamo per portare avanti questo cammino. Ho preso anche una traversa, avevi già pronta un'altra maglietta nel caso? No, su quello non ero preparato, anche perché non ero neanche preparato al secondo gol, però evidentemente non era il momento, non era il destino di fare il secondo gol, però se riesco ad arrivare su queste palle, diciamo, col tempismo giusto, come proviamo spesso in allenamento, vuol dire che stiamo lavorando bene in settimana e spero che comunque sia di portare avanti anche questo filone di vittorie insieme ai miei compagni. Sei un perfezionista, hai appena detto che non è stata la tua migliore prestazione. Sì, io personalmente non credo di aver fatto la mia migliore prestazione, perché ho sbagliato molto in fase di impostazione, cosa che il mister chiede spesso a noi difensori. È chiaro che dobbiamo sempre migliorarci, bisogna sempre guardare le cose negative e lavorarci sopra, perché comunque quelle positive non bisogna ovviamente dimenticarle, però quelle da migliorare sono sempre i difetti, quindi questa settimana lavoreremo su questo. Dai, il microfono, Ciccio, ditemi che differenza c'è tra la testa di Ciccio. Vieni qua, vieni. Di spalle, girati. No, devi far vedere. Ma secondo voi può avere una testa del genere un umano? Ho fatto un gol, sì, intervisto. Ti rendi conto?